Bentrovati a una nuova edizione di Ora TG e giallo Ada Cireale, giovane disabile milionaria, tenta il suicidio, ma la vicenda non convince gli investigatori ad indagare la polizia. La donna potrebbe essere stata indotta al gesto estremo. Sentiamo Salvo Cutuli. L'anomalo tentativo di suicidio da parte di una giovane ereditiera di 27 anni affetta da evidenti problemi psichici che sabato scorso si è lanciata nel vuoto dal balcone della propria abitazione nel centro storico di Acireale, adesso si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, ha sollevato molti dubbi tra gli investigatori della Polizia di Stato intenzionati a chiarire alcuni aspetti della vicenda al momento poco chiari. Indagini a tutto campo sulle reali cause del gesto, in un primo momento derubricato come un episodio di depressione sfociato nell'ennesimo tentativo di togliersi la vita della ragazza affetta da una grave patologia mentale manifestatasi a seguito di un brutto incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anni fa. I poliziotti avrebbero raccolto la testimonianza spontanea di persone informate di fatti e il referto medico sullo stato mentale della ragazza che i sanitari definiscono fragile e condizionabile. Si indaga sul vissuto familiare della giovane dal quale potrebbero emergere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di soggetti non meglio identificati di cui gli investigatori incaricati dell'inchiesta al momento mantengono in più stretto riservo e non lasciano trapelare granché. Da quanto si è appreso sembra che l'aspirante suicida abbia subito sistematiche manipolazioni psicologiche pianificate all'interno della stretta cerchia parentale, probabilmente interessata a gestire l'ingente eredità patrimoniale della giovane donna, orfana di padre e benestante. Cifre a sé zero di cui sarebbe in parte beneficiaria la 27enne, avrebbero attirato interessi famelici da parte di personaggi ambigui e dal passato difficili vicini alla famiglia. Il prosciugamento di un conto corrente bancario con una dotazione di 140.000 euro circa intestato alla ragazza lascia aperta ogni ipotesi investigativa su questo strano caso di tentato suicidio dal quale potrebbero presto emergere particolari assai inquietanti scaturiti da corposi interessi economici nella esclusiva disponibilità della ragazza che a causa del suo stato mentale non sarebbe nelle condizioni di amministrare l'ingente lascito tra denaro in contanti, fondi agricoli e beni immobili di pregio di cui risulta essere l'unica intestataria. L'ipotesi di reato su cui si indaga e circonvenzione di incapace. Caporalato a Ragusa, 26 operai sottopagati e in condizioni disumane, arrestati due fratelli imprenditori di Vittoria, è stata applicata per la prima volta la nuova legge sullo sfruttamento del lavoro. Sentiamo. Un'altra domanda, quanto guadagna giornalmente o mensilmente? How many money did you take in one day? 25 euro al giorno. Sì. Drammatico il racconto degli immigrati impiegati nei campi. Nessun giorno di riposo, zero diritti, sconosciuta la parola ferie. 3 euro l'ora per faticare tutto il giorno sotto il sole e alloggiare in casolari fatiscenti. In manette per sfruttamento del lavoro i due fratelli Angelo Busacca di 48 anni e Valentino di 31, titolari di una nota azienda di ortaggi di Vittoria nel Ragusano. I Busacca mandavano avanti l'attività con una trentina di lavoratori, uomini e donne, costretti a svolgere le mansioni di braccianti agricoli in condizioni di assoluto degrado. Umiliati per meno della metà della paga prevista dal contratto. Quando gli uomini della squadra mobile di Ragusa hanno fatto irruzione nel terreno, li hanno trovati chini a raccogliere pomodori nelle serre. 19 erano richiedenti asilo. 26 gli operai identificati in tutto, altri alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga. 7 degli sventurati alloggiavano in questi tuguri all'interno dell'azienda. Mentre i profughi la notte tornavano nei centri di accoglienza, venivano prelevati ogni mattina all'alba dagli imprenditori. La polizia in collaborazione con gli ispettori del lavoro e i medici dell'ASP hanno contestato gravissime violazioni su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Gli operai erano scalzi, senza maglietta, a dispetto di ogni norma sulla tenuta del lavoro adeguata alla mansione. A dare ristoro, per così dire, erano questi materassi di fortuna, alimenti e bevande mal conservate, intorno solo sporcizia. Impianti elettrici non a norma, assenti dispositivi antincendio nelle serre nei fabbricati abusivi destinati agli operai, luoghi assolutamente incompatibili con la vita umana. I fratelli Busacca si trovano ora agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ragusa. Applicata per la prima volta in Sicilia la nuova legge sul caporalato che ha inasprito le pene e introdotto l'arresto per lo sfruttamento di manodopera.
e assaltarono una gioielleria all'interno del centro commerciale I Portali. Tre sono stati arrestati dai carabinieri a distanza di 4 mesi per rapina aggravata. Filippo Romeo. Armi in pugno e con il volto travisato da passamontagna, lo scorso 24 febbraio fecero irruzione nel centro commerciale I Portali di San Giovanni la Punta e, seminando il panico, assaltarono la gioielleria Carassale. Era l'ora di pranzo, c'erano pochi clienti, ma fu ugualmente il fuggi-fuggi generale. 4 mesi dopo il colpo, 3 presunti autori, Michelangelo Grasso di 24 anni e 2 suoi complici di 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione. Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso. Ad inchiodare i tre che quel giorno minacciarono anche gli avventori del parco commerciale presenti, queste immagini dei sistemi di videosorveglianza della struttura e della zona, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica della rapina ed anche il tragitto percorso dai malviventi per fuggire a bordo di uno scooter. I rapinatori, dopo l'assalto, hanno accertato i militari, si sarebbero incontrati fuori dal parcheggio in una via limitrofa con un altro complice che li attendeva a bordo di un'autovettura. Dalla targa di questo veicolo e dall'analisi dei tabulati del sistema di localizzazione satellitare installato a bordo, i carabinieri sono arrivati ai 3 che sono stati fermati e rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Adesso ancora cronaca, sono stati rinchiusi nel carcere di Caltagirone i 2 giovani accusati dell'aggressione di Vincenzo Rizzo, il pensionato di Gran Michele, morto dopo 6 mesi di agonia. L'uomo lo scorso 4 dicembre venne fermato in una piazza del paese del Calatino e poi costretto dagli aggressori a rientrare in casa, dove venne colpito con calci e pugni perché non avrebbe consegnato i soldi della pensione, soldi che il poveretto non aveva. Il 70enne è espirato lo scorso 13 giugno all'ospedale Piemonte di Messina, era in coma dal giorno in cui subì l'aggressione. Per quel fatto sono accusati Giampaolo Di Stefano di 22 anni e Grippino Leandro Strano di 23, che ieri sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltagirone ed eseguita dai carabinieri. I due, dopo un periodo trascorso in carcere, si trovavano infatti agli arresti domiciliari, ma il decesso della vittima ha convinto il giudice ad applicare una nuova misura. I giovani, oltre che di tentata rapina, ora dovranno difendersi anche dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Adesso voltiamo pagina, parliamo di sicurezza stradale. Il senatore Vincenzo Gibino, promotore di un disegno di legge sul codice della strada, che ha illustrato proprio stamane a Catania. Sono poche le risorse che gli enti locali, i comuni, vanno poi a reinvestire per migliorare la qualità delle nostre strade. Sentiamo. Contravvenzioni stradali per far cassa e fondi non reinvestiti in opere finalizzate alla sicurezza stradale, così come prevede la legge. A sollevare il caso è il senatore di Forza Italia Vincenzo Gibino, che stamani in conferenza stampa nella sede catanese dell'ARS ha paragonato gli automobilisti a dei bancomat. Lo Stato ogni anno incassa dalle multe 1 miliardo e 700 milioni di euro, ma il 50% degli introiti, ha sottolineato Gibino, non viene utilizzato per sistemi di sicurezza, come invece prevede una norma in materia. Solo in Sicilia nel 2015 c'è stato un incremento del 51,30%, ha sottolineato il senatore. Il numero esatto sono 115 milioni di euro rilevati all'anno che vengono sottratti alle tasche degli automobilisti, e soprattutto la metà di questi importi, che per legge dovrebbero essere reinvestiti in sicurezza stradale, in realtà non vengono reinvestiti. Questo ha prodotto nell'ultimo anno e mezzo un innalzamento nuovamente dell'incidentalità e della mortalità. E ricordiamo che le somme per l'84-87% vengono percepite dai comuni, non reinvestite, e ricordiamo e sottolineiamo che il 50% di incidenti e morti avviene proprio all'interno delle città. Quindi è evidente come una assenza e disattenzione in questo senso possa produrre delle conseguenze gravi e addirittura dei morti. Gibino è relatore di un disegno di legge delega del codice della strada e sta promuovendo una serie di azioni per rendere le arterie viarie più sicure, tra queste anche la realizzazione di attraversamenti pedonali intelligenti che si illuminano al passaggio dei pedoni. Molte volte, quando conduciamo le vetture di notte, siamo distratti, o gli stessi pedoni che magari attraversano sulle strisce pedonali sono distratti, magari stanno al telefono o non si accorgono di una macchina che giunge a velocità. Questi sistemi intelligenti rilevano sia la macchina che si avvicina e non sta rallentando, ma
sia soprattutto illumino in maniera corretta tutto l'attraversamento pedonale, e questo significa evitare l'incidente ma soprattutto salvare vite umane. E lo avevamo annunciato, adesso la notizia è ufficiale: Luigi Bosco è il nuovo assessore alle infrastrutture del governo Crocetta. Il presidente della regione siciliana ha firmato il decreto di nomina. Bosco, fino ad oggi assessore ai lavori pubblici nella giunta di Enzo Bianco a Catania, prende il posto di Giovanni Pistorio, che si è dimesso nei giorni scorsi, un incarico inaspettato. 100 giorni sono pochi e sono molti, si può fare tanto se si riesce a fare squadra, dice Bosco, che si definisce un tecnico. Cercherò di fare del mio meglio a fianco del presidente Crocetta, che mi ha chiamato per un compito importante, così Bosco, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, che oggi a Palermo per prendere parte alla sua prima riunione nella giunta di Palazzo d'Orlean. E adesso invece parliamo dell'evento nazionale di Emergency che fa tappa a Catania fino a sabato. Tutti gli incontri, i dibattiti e lo spettacolo finale sono stati presentati ufficialmente stamane. Emergency ha scelto Catania per il 16° incontro nazionale in programma sino a domani 24 giugno. Una manifestazione nel corso della quale si parlerà di guerra, pace e migrazioni, articolate in diversi appuntamenti. Previsti infatti incontri, dibattiti, mostre e concerti che saranno ospitati nei luoghi più rappresentativi della città. L'intento complessivo è quello di approfondire il lavoro di Emergency, condividendo l'impegno contro la guerra e offrire cure gratuite alle vittime della stessa, delle mine antiuomo e della povertà, diffondendo sempre più la cultura di pace e solidarietà in Italia e nel mondo. Emergency è felicissima di essere qui a Catania e di poter incontrare i cittadini, di poter restituire ai siciliani qualcosa dell'affetto, della passione che ci hanno, e dell'accoglienza che ci hanno riservato negli ultimi anni. Quindi tre giornate che speriamo belle, da venerdì sera al Bellini, domani tutto il giorno parleremo di progetti e poi ci troveremo per un grande concerto in piazza dell'Università. Speriamo che sia una bella occasione per i catanesi di passare un po' di tempo insieme, con un po' di cultura, anche un po' di divertimento. E cambio al vertice della Guardia di Finanza di Catania. Antonio Nicola Quintavalle Cecere è il nuovo comandante provinciale, prende il posto di Roberto Manna, che invece va a Roma. Intanto oggi si celebra il 243° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Francesco La Rosa. Avvicendamento stamattina al comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania in occasione della cerimonia per festeggiare il 243° anniversario della fondazione del corpo. Il generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere subentra al colonnello Roberto Manna, che dopo aver retto il comando provinciale di Catania delle Fiamme Gialle negli ultimi 4 anni andrà ad occupare altro incarico a Roma. In occasione della cerimonia il comandante provinciale ha anche deposto una corona al monumento delle Fiamme Gialle nella piazza San Francesco di Paolo di Catania, in memoria di tutti i finanzieri caduti nell'adempimento del dovere. È un'avventura che mi stimola molto in un contesto ad elevatissima proiezione operativa. Avendo io avuto un'estrazione operativa, avendo combattuto la criminalità in altre aree del paese, spero e sono convinto che la mia esperienza possa essere di ausilio anche per supportare tutti i finanzieri del Comando Provinciale di Catania a vincere le sfide che quotidianamente la nostra realtà ci pone. Raccoglie un'eredità importante, no? Come intende proseguire? Bah, sono sicuro, perché conosco il colonnello Manna, il comandante uscente, di raccogliere un'eredità difficile. Questo sarà un ulteriore stimolo per potermi mettere a disposizione di tutte le autorità con cui quotidianamente combattiamo per tutelare la legalità, gli interessi dei cittadini della provincia di Catania, con entusiasmo, con voglia di fare e con spirito assolutamente collaborativo. Che è stato un periodo entusiasmante, ricco di soddisfazioni, di grandissime collaborazioni con le altre istituzioni, in primis con l'autorità giudiziaria, ma con tutte le istituzioni che qui a Catania tutti i giorni interpretano nel miglior modo la propria azione di contrasto ai crimini, ma anche di affermazione della legalità
in tutte le manifestazioni quotidiane. Qual è il ricordo più bello della sua attività che si porta via da Catania? Il ricordo più bello è il contatto con la gente, siano essi i miei dipendenti, sia con la gente di Catania. Di operazioni di servizio a Catania ne sono state fatte tante in questo anno. Io sono soddisfatto del lavoro fatto, del contatto con la città, che è stata molto generosa con tutti quanti noi e che io ricorderò per sempre, e spero anche di ritornare in questa stupenda città. Adesso voltiamo ancora pagina, gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, già iniziative di sensibilizzazione ed informazione curate dalla ditta Dust in collaborazione con le parrocchie. L'amministrazione comunale di Giarre, di concerto con la Dust, la ditta che cura la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ha deciso di operare in maniera capillare nell'informare i cittadini sui modi e i tempi del deposito e sulla necessità che si collabori per quanto riguarda la riuscita della raccolta porta a porta. In città sono tanti i problemi per la raccolta, specialmente nei condomini che non hanno spazi adeguati dove mettere i bidoni che dovrebbero essere posti all'interno e portati fuori da qualcuno del condominio a questo deputato, oppure permettere, e questo è un servizio aggiuntivo che la ditta fa, che gli operatori ecologici entrino con i mezzi all'interno del condominio. Per le case singole invece è necessario che si rispettino i giorni del deposito e che siano utilizzati i sacchetti forniti dalla Dusty, perché solo questi verranno ritirati dagli operatori. La responsabile della comunicazione della ditta faceva rilevare l'urgenza di entrare a regime perché c'è una legge nazionale che obbliga a differenziare e il comune di Giarre, come tanti altri comuni in Italia e in Sicilia in particolare, sono inadempienti. Inoltre, più si differenzia e meno si paga, perché meno materiale viene portato nelle discariche dove per entrarci bisogna pagare in rapporto al peso. Allora, siamo alla seconda puntata di questo tour delle parrocchie di Giarre e devo dire che la prima è andata molto bene, c'era parecchia gente alla parrocchia di Carrubba. È stata un'occasione, come sarà questa, per sciogliere i dubbi su cosa conferire, come conferirlo, le giornate, e soprattutto per raccogliere in questo momento anche gli eventuali disservizi, i problemi che si possono creare. E come sempre siamo disponibili all'ascolto delle eventuali mancanze e cerchiamo di porre il rimedio. Nel frattempo, appunto, la comunicazione consta anche nello spiegare magari a chi non ha accesso ad internet, a Facebook, proprio faccia a faccia, cosa devono fare per conferire bene questi rifiuti. Sì, stiamo cercando innanzitutto di informare, informare e formare, e chiediamo aiuto ai cittadini di farlo con il passaparola, anche con chi per vari motivi non è documentato, non è collegato ai mezzi televisivi o qualunque altro mezzo di informazione. E nello stesso tempo però dobbiamo anche intervenire per educare attraverso dei meccanismi di controllo e nei casi più gravi anche di tipo sanzionatorio. Lo abbiamo cominciato a fare ieri con una serie di sopralluoghi operativi, abbiamo ritrovato diverse tracce di comportamenti anomali di persone che magari da comuni vicini venivano a depositare a Giarre. E centri commerciali oramai si sa non più soltanto luogo per gli acquisti, ma luogo di ritrovo e intrattenimento. E adesso c'è un vero e proprio cartellone degli eventi estivi. Stamane siamo andati alla presentazione di questi eventi per saperne di più ad Etnapolis. Non solo spettacolo, intrattenimento, anche sport. Daniela Cantarella. Fare shopping guardando il mare, prendere lezioni di golf tra un acquisto e l'altro, magari dopo un corso di danza orientale o di shiatsu. È la nuova formula studiata a misura sulle famiglie per vivere serenamente e unite il tempo libero estivo nella galleria commerciale preferita. Ad offrire le nuove accattivanti attività gratuite per grandi e piccini è il centro commerciale di Etnapolis, che stamane ha presentato in conferenza stampa un ricco cartellone estivo di appuntamenti formato famiglia. Lezioni di sport, discipline marziali e danze, laboratori didattici creativi ogni giorno per i bambini, lezioni di golf a cura di maestri federali nei weekend.
sono solo alcuni degli appuntamenti che la galleria offrirà ai vari visitatori, piccini, nonni e genitori, con lo scopo di trascorrere serenamente il tempo libero in uno spazio curato e sorvegliato. Quello che è l'obiettivo nostro è quello di far divertire in serenità le famiglie, quindi abbiamo cercato di pensare un po' a tutti e quindi poi con questa interazione anche con il mare, quindi con l'Isola Cucaracha, con il Golfo Club Le Saie, abbiamo cercato di non solo far conoscere nuovi sport come il golf, ma di portare le persone a mare e viceversa, quindi dal mare poter venire nel centro commerciale. È un gioco multimediale molto divertente. Poi i bambini avranno laboratori tutti i giorni di divertimento, faranno i DJ, faranno musica e in più all'interno del centro commerciale ci saranno attività di relax e benessere tipo shiatsu che sarà fatto all'aperto nei prati e quindi gratuitamente sempre tutto quello che facciamo. Tra le novità più interessanti, la possibilità di sperimentare ogni weekend uno sport ancora poco diffuso come il golf in un contesto salutare che avvicina i giocatori alla natura e al paesaggio. Il progetto, organizzato in collaborazione con il circolo di golf Le Saie, sarà realizzato da maestri qualificati ed esperti a disposizione di grandi e piccini. Ad Etnapolis inizia una collaborazione che vede il golf a misura di famiglia. Il golf a misura di famiglia, esatto. Il golf è uno sport in cui il bimbo, col genitore, col nonno possono giocare insieme. Questo noi vogliamo renderlo pubblico e siamo qui per questo. Sei weekend dal 24 di giugno presso Etnapolis, sia all'interno che all'esterno, agli spazi interni ed esterni, faremo provare la disciplina del gioco corto e del gioco lungo. Per cui vi aspettiamo, è uno sport in cui sostanzialmente possiamo giocare davvero tutti con tutti, per cui l'accessibilità c'è, i campi dove andare a giocare ci sono ed Etnapolis ci dà la possibilità di farvi sapere anche questo. Largo spazio anche ad altri sport come il Tai Chi, ospitato nei piazzali esterni del Lungolago, o il karate e l'autodifesa per donne, o ancora i balli country o il gioco del soft air in programma il 9 luglio dalle 18 alle 20. E tra tanto sport, shopping e divertimento sarà anche possibile dare una sbirciatina in spiaggia, come? Grazie ad un esperimento di visita virtuale che consentirà di esplorare uno spazio a distanza ogni weekend dal 17 giugno al 13 di agosto. Una partnership interessantissima questa tra il mare, esattamente la Cucaracha, ed Etnapolis, una cosa molto innovativa. Sì, sicuramente sì, una cosa innovativa attraverso questo nuovo modo di interagire con questo modello virtuale. Siamo entrati dalla Cucaracha dentro Etnapolis e viceversa, cercando di sollecitare le famiglie, perché poi alla fine è questo, no? Cercare di aggregare, si ha sempre meno tempo da dedicare ai figli, da dedicare ai genitori, e in questo modo credo che sia fondamentale fissare l'appuntamento successivo. Da Etnapolis si interagisce con la Cucaraccia e crei questa aggregazione con la famiglia per andare al mare e viceversa. Adesso torniamo alla cronaca con un servizio appena realizzato, blitz delle forze dell'ordine all'interno di un'ex casa cantoniera a Giarre. I locali erano stati occupati da nomadi senza tetto di origine bosniaca. Melo Nicodemo. Blitz dei carabinieri della compagnia di Giarre guidati dal comandante il capitano Luca Leccese. Il blitz si è reso necessario per sgomberare dei nomadi serbo-bosniaci che hanno occupato abusivamente una casa cantoniera di proprietà dell'ANAS nella via Zum, ricadente nel territorio del comune di Giarre. Le famiglie degli occupanti, pur avendo dei camper con cui girano per l'Italia, hanno forzato la porta d'ingresso e si sono insediati tranquillamente nella struttura. Erano già stati denunciati e diffidati dalle forze dell'ordine sia per l'occupazione dell'immobile sia per il loro comportamento fatto di schiamazze e di disturbo degli abitanti di una zona normalmente tranquilla. Gli uomini del gruppo sono stati visti anche in evidente stato di ubriachezza, da ciò gli schiamazzi ed il disturbo. E adesso invece l'appuntamento con la nostra rubrica Parole d'estate.
alone. Veline, calciatori, attori e attrici. Il mondo della TV ci tempesta ogni giorno di icone di bellezza, sogni erotici irraggiungibili ma che spesso stimolano le nostre fantasie. Oggi viaggeremo tra i sogni erotici dei catanesi. Vediamo cosa esce fuori. Sogni erotici, non ho sogni erotici. Ce l'ha, ragazzi. Non ci sente. Ah, ok. Beyoncé. Cosa ci faresti con Beyoncé? Possiamo parlare un po' più. Con Beyoncé ci andrei a fare shopping. Al cinema, così, no, una chiacchierata. Io assolutamente non ho istinti primordiali, ho fatto buddismo per 3 anni. Quindi. Ma come mai proprio Beyoncé? Ha un bel lato B, detto proprio papale papale. VIP, calendari, attrici, veline. Qual è il tuo sogno erotico e con chi? La mia ragazza e basta. Vabbè, a parte la tua ragazza che è ovvio. No, non è affatto i calendari, è una cantante. Rihanna. Rihanna, perché Rihanna? Rispecchia un po' il mio tipo, scura di carnagione, occhi chiari. Ma se Rihanna un giorno bussasse alla tua porta? Ora niente, sono impegnato. Pensiamo che sei libero. Se sono libero è diverso, poi si vede. Top secret. Top secret, non si può parlare. Sono fatti tuoi e di Rihanna. Fatti nostri e basta. Gabriele Garco. Direi ottima scelta. Paragone con gli altri. Perché Gabriele Garco? Perché rispecchia il mio prototipo di ragazzo. Cioè? Moro, occhi chiari, alto, fisico. Soprattutto intelligente, perché spicca quello. Sì, ovviamente. Ovviamente non lo conosco, però com'è. Quando lo vedi dici questo ragazzo è intelligente. Sì. Cosa faresti con Gabriele Garco? Cosa? C'è bisogno che... No, vabbè. È una bella crociera. Una crociera? Ovviamente cabine separate. Sicuramente. Voglio caro. Johnny Depp. Cosa ti piace? Johnny Depp. Fascinante. Ma se fosse qua Johnny Depp con te, cosa faresti? Palmerei la crema. Solo questo? Intanto... Poi si vede. Che dobbiamo essere... Dobbiamo bruciare le tappe. Voglio scintille e poi sparire senza fare rumore. Solo il Fabellucci. Fabellucci, cosa faresti? Tante cose. Ma tante cose. Take the gun and count to three. Sogno erotico? Con chi e perché? Monica Bellucci. Cosa faresti con Monica Bellucci? Cosa farei? Niente, andrei a cena, no? Perché no? Dopo cena dove la porti? Dove la porto? Non lo so. Spiaggia. Vediamo poi come nasce, magari se ne va, si mette a cena e se ne va, che ne so. Bova. Perché Raul Bova? Per il fisico. Gli occhi, ha dei begli occhi Raul Bova. Sì, il sorriso, lo sguardo intenso, particolarmente. Facciamo una bella radiografia. Che cosa c'è poi? Le spalle e il fondo schiena. Il fondo schiena è là che volevamo arrivare. È veramente interessante. Ma tu se avessi qui Raul Bova, cosa faresti? Mi farei spalmare l'olio. E poi una discussione dire l'altra. Perché vabbè, a parte le forme che ha, ma anche in faccia è splendida, quindi sarebbe il sogno di tutti, penso. E se potessi realizzare questo sogno, cosa faresti con la Santarelli?
ma una bella seratina. Tu invece? Aida Jespica. Cosa faresti? Prima la porterei a cena, fuori. Una bella cenetta, ristorante. Pesce? Sì. Prima e poi dopo la porterei in un posto afrodisiaco. Tipo, ad esempio? Sarebbe migliore. Oltre a un bel parcheggio con vista dando il litorale. Poi scambierei due paroline. A proposito di sogni erotici, ma questa macchiolina che hai nel collo? Quale macchiolina? Quale macchiolina? No, no, no. Allora, in pratica mi sono svegliato. Siccome ancora era stornato, sono caduto. Hai sbattuto. Fa ancora troppo male, infatti. Però è andata bene alla fine. È andata bene perché non sei stato scoperto in questa caduta, no? Ma dai, scherzavo, dai. Ma cosa ti salta in Belen? Che è? Cosa faresti con Belen? Belen, chiediamo prima a lei cosa farebbe con me e poi dopo vediamo, capito? Chiedo l'aiuto da casa, vieni, vieni. Allora, l'aiuto da casa. Una cosa a tre, una partita a carte, forse. Dove? È importante il dove si gioca, dove? A carte, certo. Basta che si gioca, poi dove non è un problema. Preferisco le bionde. Però che c'è? Bionda la Hunziker. Non mi si incula, però. Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu. Ma come te lo devo dire? È tutto, ci fermiamo qui per questa edizione di Ora TG, è breve disponibile anche sul sito internet www.raitv.it e sul canale YouTube. Grazie ancora una volta di averci seguiti, adesso le previsioni del tempo. Le previsioni meteo per la giornata di sabato 24 giugno, cielo sereno su tutta la Sicilia, mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola oscilleranno da 36 a 14 gradi, a Catania e provincia 22 gradi la minima, 34 la massima.